Io sono arrivato da qui, ora la strada prosegue per quella strada lì, ma devo fermare il mio doblò perché la strada è abbastanza impercorribile. Quindi proseguiamo a piedi, dai, 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 dai. Ecco, questi momenti sono magici perché io non so bene cosa mi attenderà. Paola! Eccoci! Ci ho indovinato, che viva! In un mondo in cui solitudine e rassegnazione sono ai massimi termini, ci sono supereroine, supereroini, cioè delle persone, delle realtà, che cambiano l'oggi e quindi il domani. A Bernardolandia! C'è questo canale, si parla di questo nuovo mondo, fatto di ecologia, solidarietà e bellezza! Viva, viva! Allora, io dico solo, la paura è sempre una gabbia che noi ci costruiamo e poi ci blocca e scopriamo che siamo prigionieri, non siamo più liberi. Ci inchioda, la paura ti inchioda, non ti permette di camminare. Allora, perché avere paura? Di cosa avere paura? La paura rimane sempre perché la nutri, principalmente. Perché, ah, non faccio questo perché ho paura. Ah, io, e allora tu non fai mai quel passo, non superi mai quel limite e vivi nella paura. Abbi un po' di coraggio, io dico. Buttati, vai oltre. Sentirai che poi guarderai indietro e dici, ma di quella roba lì avevo paura. Perché tante volte succede così. Perché non è che perché uno sta in un eremo o da qualunque altra parte è uno che ha risolto tutto. No, 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 no. È un cammino. E io sto qui, la gente vede che è un cammino diverso, no? Nella vita, ma sto anche di fronte alle paure, alle crisi, alle cose che non vanno. Lei è Paola, eremita da 18 anni. Abitava ad Asti, dove ha avuto 3 figlie da un matrimonio finito con l'annullamento. Durante la vita ad Asti prende consapevolezza che la sua vita era nella solitudine, nella ricerca e nel rapporto con Dio. Attende che le figlie siano grandi ed autonome e poi il grande passo. Nel 2004 ha conosciuto i ruderi che grazie al suo impegno e alla generosità di molti amici sarebbero diventati il suo rifugio. Il 23 luglio 2005 si è definitivamente trasferita all'eremo di Santa Maria, sopra Cuneo, a 1000 metri, circondata da prati, rocce e tanta natura. No, ogni scelta estrema, non solo l'eremo. Io dico una scelta estrema anche sposarsi, una scelta estrema è mettere al mondo dei figli, crescerli, ma si è perso il senso proprio della scelta. Qualunque scelta si faccia nella vita, se la fai bene, costa, è fatica, è estrema. Non c'è una scelta facile e una meno facile, tutte le scelte. Tra qua io però, adesso sono, sto facendo un'icona. Che bello, quindi questa è la sala cucina, vero? Questa sì, è la casa, praticamente questa casa è venuta su per accogliere le persone, perché il mio eremo, la cella è proprio quella, però là c'è la clausura, quindi, e qui invece, siccome non avevo tetti, non sapevo dove ospitare le persone, allora la provvidenza ha tirato su questa casa, che ha anche tutto il piano di sopra, e io adesso sto qui perché è più largo, quindi per certo. Fare dei lavori così. E lì c'è la sorta di biblioteca con un po' di libri, un po' con le foto. Ma infatti una delle domande che c'avevo e che lei sta forse rispondendo è: qual è la tua giornata? Cioè, quando ti svegli, cosa fai durante la giornata? Mi sveglio, non come dicevi tu, guardi il panorama, ma che bello, questo non esiste, se non così molto veloce e fugace. Mi alzo alle 3, quindi è piena notte, e dalle 3 in poi io mi alzo e faccio, ci sono delle preghiere anche cantate, no? C'è una liturgia della notte che si conclude alle 8. E poi inizia la giornata normale lavorativa, quindi faccio le cose che tutti fanno. Beh, d'inverno è particolare perché la maggioranza del tempo lo passi dentro perché fa freddo, e quindi dentro d'inverno viene meglio appunto i lavori sedentari, diciamo così, mentre nella bella stagione il lavoro è più esterno
E quindi il tagliare l'erba, che devo ancora fare in questo periodo, raccogliere la legna perché l'inverno è lungo e fare un piccolo orto per quel che può venire su. Beh, sai, vivere nell'eremo ti fa vivere nell'essenziale. Cioè tutto quello che prima mi serviva io lo trovo inutile. Quel poco che serve per vivere si vive veramente bene con molto poco. Perché appena arriva una cosa penso subito, no, ah, questa mi serve. Ma il primo pensiero è a chi può servire? Io non posso dire, vabbè, sono qua, un bel posto, sto nel verde. Boh, quello che succede nel mondo non mi importa niente, tanto io, a me non manca niente. Boh. Ma io è una vita arida, cioè una vita senza senso. È lo stesso discorso che si fa quando si parla anche della salvezza, nessuno si salva da solo. E questo è abbiamo perso, purtroppo si è persa l'educazione ad avere una visuale, un occhio, un'attenzione che io da piccola so che era scontata, perché ce lo insegnavano. Adesso non è più così. Ti dicono fatti furbo, pensa per te, no? In questi ultimi 2 anni che è successo quello che è successo e sta succedendo, comunque sta di fatto che ho detto mamma mia, sono qua, a me non manca niente. Dico, ma ci sarà qualcuno che avrà bisogno, che non ha il coraggio di chiedere, che però io posso fare qualcosa. Io mi sono messa in macchina un giorno e ho girato tutta la montagna e io ho trovato 2 persone e adesso mi occupo di queste 2 case. Vuoi bussare a una porta e dire avete bisogno di qualcosa? Oppure io so che una volta ho detto ah guardate è arrivata la Befana e ho lasciato le cose che dovevano servire. Oppure non so, sai che c'è una famiglia con 5 figli e lui ha perso il lavoro e tutto quanto e dici dai quali bolletti devi pagare? E vai giù e paghi. Oh, non pensare che ti fregano sempre, perché è sempre quello è il pensiero che gira sempre. Ma io perché lo aiuto che poi va a fare questo e quello? Ma tu pensa solo a dare, perché è più quel che ti ritorna che quel che dai. La relazione umana è fondamentale. Come fai a conoscere il tuo vicino se non dici nemmeno buongiorno? Bisogna veramente ritornare ad essere umani. Ah, che bello! Ed è questa qui, immagino. Sì, sì, sì. Qui ci sono i letti per ospitare le persone. Ok. C'è il bagno. Sì, e qui ci sono 2 o 3 bagni. E qui c'è la vetrata. E qui c'è la vetrata. Cavolo! Come vivi il tempo qui? In città puoi correre, darti da fare, tanti stimoli, tante attrazioni, tante distrazioni. E la vita ti scappa dalle mani. Qui entri nel ritmo del tempo di Dio e ogni cosa a suo tempo, con calma, senza stress, che è la fonte di tutte le malattie. Come la presero al tempo, 19 anni fa, gli amici, che lo so perché figli immagino che siano, cioè ne avevate parlato, ma gli sì. Amici, conoscenti, le persone della città, diciamo, come presero questa tua scelta, cosa dissero? Che ero matta. Se poi ti penti, se poi qui, se poi lì, io ero talmente sicura che li lasciavo dire, poi sono venuti a trovarmi nel tempo, quindi si sono un po' ricreduti. Le figlie invece lo sapevano. Certo. E poi anzi sono contente perché quando vengono possono stare 2 giorni, 3 giorni. I miei nipoti quando erano piccoli venivano a fare le vacanze. Io vivo di provvidenza da quando sono venuta qui. Io sono arrivata qui appunto 18-19 anni fa. Con 15 euro in tasca, non ho l'età della pensione e non mi è mai mancato niente, ma proprio niente. E questo mi fa capire che c'è qualcuno che si prende cura di me. Io la chiamo provvidenza, e la chiamo, altri la chiameranno in un altro modo, va benissimo, chiamatela come volete. Però la ricerca della verità è per tutti, anche per chi non crede. Per me la verità ha un volto e ha un nome, per un altro è un'altra cosa, ma sempre verità è. Anche chi non crede la verità la vuoi cercare, ma anche nelle piccole cose, anche negli eventi, anche quello che sta succedendo a livello globale. La verità dov'è? Io posso anche non credere in Dio, ma scoppia questa cosa e cosa mi dice? Ah, ma per me che cosa mi risuona dentro? Quali sono le mie paure? Cos'è che sta sollevando che io non ho ancora maturato e risolto? E allora tutto quello che era magari in cantina dentro di me, gli eventi della vita lo fanno tirare fuori.
Ma questa è un'occasione, ma tutti dobbiamo cogliere le occasioni, al di là di chi crede e chi non crede. Questo è il mio orto di fortuna. Beh, spiegamolo perché. Devo mettere sempre su tutte le sere questa cosa, perché arrivano i caprioli, arriva anche il tasso che fa. Beh, però l'insalata ti sta venendo su bene. Sì, sì, sì. Basilico. Le coste. Vedo che sta venendo su tutto bene, sì. Questi che sono fagiolini? Sì. Perché diciamo giustamente vivendo qui gli animali. Certo, la trovano animali pronta. Non vedono l'ora. Ecco la cappella. Ah, eccola qui. Allora, cambiare vuol dire crescere, sempre, al di là della direzione che prendi, però cambi. E cambi. Il non cambiamento vuol dire staticità, quindi non c'è crescita, non c'è voglia di venirne fuori a volte, no? L'energia che ti gira è troppo bassa. E allora io il cambiamento lo vedo nella crescita e nella ricerca. Se c'è una ricerca è inevitabile il cambiamento. E buona ricerca anche a te. E vento in poppa. Sempre.